alla chiamata che Cristo rivolge a ciascuno di noi. Riuniti intorno ad un unico altare, rinnoviamo la nostra appartenenza ad un'unica Chiesa. Iniziamo questa celebrazione con il canto numero 1, Prenderemo il largo. Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nel ricordo di San Matteo, apostolo ed evangelista, siamo qui riuniti per celebrare la festa della nostra città. È la festa di tutti noi che viviamo in questo territorio, è la festa delle comunità parrocchiali, è la festa della comunità civile. Insieme ai miei confratelli, saluto tutti voi che partecipate a questa celebrazione, saluto l'amministrazione, il sindaco, tutti coloro che in questa città si impegnano a costruire la pace, a edificare una società che rispetta l'uomo e che pone la giustizia come condizione fondamentale per il futuro. All'inizio di questa Eucaristia, ancora una volta, consapevoli del nostro limite, invochiamo insieme la misericordia di Dio. Signore, siamo sempre pronti a giudicare gli altri senza misericordia. E
Cristo, troppo spesso non ci ricordiamo dei più poveri e dei più deboli. Signore, perdonaci quando dimentichiamo di essere sempre bisognosi di salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Alziamo il nostro inno di lode con il Gloria che trovate al numero 2. Preghiamo. O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La tua misericordia, hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. Di seguirti fedelmente. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti,
opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Per mezzo del vincolo della pace. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Acclamiamo il Vangelo con l'Alleluia che è trovata al numero 4. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?»
Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori. Acclamiamo alla parola del Signore. Il silenzio, stavo dicendo che mi hanno ridotto al silenzio, ma non ce la fanno. Prima che riescano a ridurre al silenzio a me, ce ne vuole. Ok, hai tentato, hai cercato, ma non ci sei riuscito. Attenzione amici, alcuni anni fa, attenzione a questa annotazione di tempo per non correre poi il rischio di confonderci con qualcun altro. Alcuni anni fa, un ministro della Repubblica, quando venne accusato di usare i mezzi dello Stato per un utilizzo personale e familiare, confessò spudoratamente: ma lo fanno tutti. Ecco, Matteo, certamente anche Matteo, che era pubblicano e che quindi maneggiava i soldi, anche lui, come tanti suoi colleghi, aveva il vizio di fare la cresta su ciò che gli veniva dato. Aveva certamente la tentazione, e molto spesso avrà assecondato questa tentazione, nel mettersi in tasca qualcosa. È passato Gesù, lo ha visto, gli ha detto: seguimi. Subito, come lui riferisce molti anni dopo, lasciò il banco delle imposte e si mise a seguire Gesù. E da quel momento non fece più quello che ha fatto per tanto tempo nel corso della sua vita. Amici, chi segue Gesù certe cose non le può fare, non riesce a farle. Chi segue Gesù non può attaccare morbosamente la propria vita a ciò che è uno strumento e non un fine, a ciò che può essere utile per il bene di tutti e non soltanto per un interesse personale. Perché quei soldi, quelle monete che Matteo si metteva in tasca, lo sappiamo, non venivano poi rimesse in circolo a beneficio di tutti, ma servivano alla sua soddisfazione. Ecco, chi segue Gesù utilizza le proprie risorse, ma anche i propri talenti, le proprie capacità, a beneficio di tutti. Durante l'estate ho chiesto a 3 ragazzi della nostra comunità, che disegnano molto bene, di provare a raffigurare la scena del Vangelo che abbiamo ascoltato, la conversione e la chiamata di Matteo. Mi hanno stupito, bellissimo. Hanno rappresentato Matteo con, nella mano sinistra, il Vangelo, nella mano destra un sacchetto forato dal quale cadevano monete, e subito un gruppo di poveri andavano a raccogliere queste monete. Il messaggio è chiaro: non si può annunciare il Vangelo rimanendo attaccati al passato, e per Matteo il passato era pensare prima di tutto a se stessi. Il passato era utilizzare questi strumenti, le monete, i soldi, per un beneficio personale. Chi incontra Gesù, ripeto, ragiona, pensa, vive in altro modo, come cerchiamo di fare noi, comunità cristiana. Noi, grazie a tutti voi che siete il popolo di Dio,
questi strumenti, pensiamo ogni giorno che ciò che abbiamo non ci appartiene, ma è di tutti e deve essere messo in circolo per il bene di tutti. Mia mamma, quando mi vedeva giocherellare con qualche soldino che magari mi dava mia nonna per comprare il gelato, subito mi diceva: vai a lavarti le mani. L'idea di fondo qual era? I soldi sono sporchi. Crescendo, ho capito però che con le cose sporche si possono fare tante cose belle. Con le cose sporche si possono fare tante cose buone, a beneficio di tutti. Pensate, la raccolta differenziata. Se noi facciamo una raccolta differenziata in modo corretto, tutto questo si trasforma in beneficio per tutti. Si risparmiano il consumo di materie prime, si risparmia energia e c'è una ricaduta positiva per tutti. Ecco, da ciò che è sporco, diciamolo in altri termini, come usa dire spesso Papa Francesco, da ciò che è scartato può venire un beneficio, un bene per l'intera collettività. Bellissimo questo. Matteo era in fondo un uomo scartato, non era considerato tra coloro che potevano far parte del popolo di Israele. Perché aveva a che fare con i soldi? Perché maneggiava cose sporche? Perché non si comportava come era? Incontra Gesù e lui che era scartato diventa promotore di un messaggio e di una proposta di vita che cambia la storia. Il suo Vangelo è il Vangelo indirizzato a tutto il mondo e a tutti i cristiani, a tutti gli uomini, affinché come lui seguano Gesù. Chi sono oggi nella nostra società gli scartati? L'elenco sarebbe lungo. Io mi soffermo su una categoria. Brutta parola questa, categoria, capitemi, mi soffermo su un gruppo di persone, gli scartati, quelli che rischiano di essere sempre di più rifiutati, oggi sono i giovani che non hanno lavoro, sono i giovani che continuano a cercare lavoro, sono i giovani che non hanno strumenti per poter ambire a un posto di lavoro dignitoso, sono i giovani che non vengono accompagnati, non vengono sostenuti, non vengono inseriti nel mondo del lavoro. Si aprirebbe qui tutto il tema della formazione. Noi comunità cristiana, noi parrocchie di Richelino, insieme anche alla collaborazione e ringrazio del Comune, abbiamo attivato un percorso, un progetto che è proposto, ci è stato proposto dall'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro e che ha come obiettivo inserire 10, iniziamo da questi 10, 10 giovani delle nostre comunità, della nostra città, che fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, prenderli per mano, sostenerli, accompagnarli, renderli capaci di diventare protagonisti della propria vita e della società civile. È quello che stiamo vivendo dal mese di maggio. Ci sono alcune persone, un'educatrice, alcuni diversi che collaborano in questo progetto, Work in Progress. Un progetto che permette a questi 10 giovani di essere inseriti in 10 aziende del territorio. Da qui a pochi giorni saranno assunti nelle 10 aziende che l'ufficio di pastorale ha contattato, aziende che sono qui nella nostra città. E noi continueremo, grazie a loro, ma grazie anche alla collaborazione di tante persone della nostra comunità, ad accompagnarli. Perché loro che sono scartati diventino i promotori di una società fondata sull'attenzione, fondata su il rispetto, fondata su il coinvolgimento di tutti, dove nessuno si sente escluso. Crediamo a questo progetto. Dicevo, collabora a questo progetto anche l'assessorato al lavoro del Comune di Richelino. Noi ogni anno a San Matteo, lo sapete, da diversi anni ormai, sollecitiamo un po' questo tema, perché i dati ci dicono che il 35% a Torino dei giovani non trovano occupazione. E Richelino è all'apice di questa graduatoria.
perché i dati ci dicono che se oggi non hai una base, una formazione, degli strumenti, non hai qualcuno che ti sorregge, non hai futuro. Perché il domani è affidato a loro, ma noi stiamo accompagnandoli nel modo giusto. Ecco, questa è la sfida che ci viene riproposta nella festa di San Matteo. Prenderci a cuore questo gruppo di persone. Non solo questi 10, adesso questi 10, poi verranno altri, ma queste persone devono essere da noi accolte, inserite, accompagnate. Sono qui oggi, insieme a noi, comunità cristiana, amici di Chirino, l'educatrice Giorgia e due, mi pare, giovani ragazzi, che sono loro i protagonisti di questo progetto. Sono loro coloro che quotidianamente si formano e si preparano per trovare poi l'occupazione in questa, nel nostro territorio, in queste aziende, ma poi nel futuro certamente avranno possibilità maggiori per essere accolte e inserite. Ecco, salutiamo con un bel applauso questi nostri cari protagonisti di questo impegno sociale. Vicino a me c'è Giorgia, l'educatrice che accompagna, che prende per mano, che fa sì che loro domani, dopodomani, siano capaci di camminare con le loro gambe. Ma se non ci sono coloro che si fanno vicini e accompagnano, diventa difficile, diventa impossibile. E poi soprattutto è ben poco rispettoso della dignità della persona. Ma noi siamo capaci, forti, per cui adesso ascolteremo la loro testimonianza. Dopodiché continueremo la celebrazione. Vi invito a sostenere questo percorso, tutto ciò che sarà raccolto in questa celebrazione, così come abbiamo già fatto anche ieri sera e faremo questa sera, sarà devoluto per sostenere questo progetto, queste borse lavoro, perché questi giovani possano essere pienamente inseriti nel contesto cittadino. Saluto il sindaco che ci ha raggiunto e ringrazio l'amministrazione per collaborare attivamente a progetti che sono finalizzati al bene della persona, in modo particolare di questi giovani. A te, Giorgia. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Giorgia, sono educatrice del gruppo di Nichelino del progetto WIP, Work in Progress, progetto nato dall'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro. Il comitato promotore del progetto è costituito da tanti enti e cooperative che desiderano promuovere una ricercazione sul tema dei giovani che non studiano e non lavorano, quelli che attualmente vengono chiamati NEET. I giovani sono proprio il target e l'obiettivo di questo progetto. Cercare di riattivare a livello sociale e lavorativo ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non hanno percorsi formativi e lavorativi in atto in 6 territori di Torino e provincia, tra cui Nichelino. Questo progetto ha la finalità più ampia di educare i giovani al lavoro, dando loro l'opportunità di vivere un'esperienza che sia formativa ed educativa. Stanno sperimentando la conoscenza tra loro e l'importanza dell'identità di gruppo e del confronto. Oltre ai momenti informali, sono coinvolti in un percorso formativo di accompagnamento al lavoro che prevederà a breve un tirocinio di 6 mesi retribuito. Ringrazio il tavolo di riferimento di Nichelino, coordinato da persone attente alla tematica dei giovani e del lavoro, e con voglia spendersi per aiutare questo processo di cambiamento. E ringrazio Don Gianfranco e la comunità per dare la possibilità a questi giovani di riscattarsi e di poter tornare a credere nei loro talenti. Buongiorno a tutti, siamo Maddalena e Alessia, abbiamo 19 anni e facciamo parte del gruppo di Nichelino del progetto WIP. Dopo aver ricevuto svariati no alle nostre candidature a molte offerte di lavoro, non eravamo più motivati a continuare la nostra ricerca e abbiamo deciso di appoggiarci al progetto. Durante questi mesi ci siamo visti 3 volte a settimana in gruppo per svolgere attività legate al tema della ricerca del lavoro, preparazione CV, colloqui. Preparandoci per un tirocinio di 6 mesi che inizieremo a breve.
Durante questi mesi ci siamo visti 3 volte a settimana in gruppo. Ci è stata data inoltre la possibilità di riflettere non solo su ciò che sappiamo fare, ma anche su quali sono i nostri sogni e il campo lavorativo che più ci interessa. Lo scorso weekend abbiamo fatto un campo con tutti i gruppi dei vari territori del progetto, che ci ha dato la possibilità di riflettere su di noi e sul futuro lavorativo, ma anche conoscere di più i ragazzi. Pensiamo che questo progetto possa farci crescere professionalmente e caratterialmente, dandoci l'occasione di confrontarci l'uno con l'altro, creando legami e aiutandoci a trovare una strada lavorativa. Martedì loro saranno di nuovo qui, presenti, così come altri giorni della settimana, avete sentito, 3 giorni della settimana. Chi vuole anche un po', come dire, prendere visione, sostenere, accompagnare, capire, comprendere, chiedere, venga pure. Sappiate che loro sono sempre presenti dalle 9 all'1 e si rendono disponibili anche veramente ad accogliere coloro che possono sostenere questo progetto. Vi ringrazio per la vostra disponibilità. Continuiamo la celebrazione lodando il Signore che ci riunisce nel giorno in cui celebriamo San Matteo. Sia lodato Gesù Cristo. Confessiamo insieme la fede del nostro battesimo. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la fede che condividiamo, è la fede che si traduce in gesti concreti di accompagnamento, di carità, di promozione umana. Per Cristo nostro Signore. Guardiamo San Matteo e chiediamo che ci accompagni nel cammino di ogni giorno. Invochiamo il santo patrono della nostra città. Insieme diciamo San Matteo prega per noi. Guardiamo San Matteo e chiediamo che ci accompagni nel cammino di ogni giorno. Presenti e per le nostre comunità parrocchiali, perché come Matteo sappiamo rispondere con prontezza alla chiamata che Cristo rivolge a ciascuno di noi. Preghiamo. Preghiamo per la pace, il cammino di riflessione sulla pace intrapreso dalle nostre comunità e dalle realtà associative della nostra città si traduca in azioni concrete, volte a superare ogni situazione di divisione, di contrapposizione, di conflitto, perché tutti noi diventiamo autentici operatori di pace. Preghiamo. La pace vera si fonda sulla giustizia, sull'accoglienza reciproca, sulla coesione sociale, perché la nostra città sappia farsi carico delle situazioni e dei problemi dei più deboli, dei più poveri, dei disoccupati, di chi si sente abbandonato e solo. Preghiamo. Per i nostri amministratori e per chi ha più grandi responsabilità nella gestione della realtà cittadina, operino sempre per il bene comune e trovino la collaborazione di cittadini aperti alla partecipazione alla vita sociale, culturale e politica della nostra città. Preghiamo. Per tutti noi cittadini di Nichelino, perché con sempre maggiore impegno ci prendiamo cura della nostra città, della nostra piccola porzione di mondo, attraverso semplici e importanti piccoli gesti quotidiani, la raccolta differenziata, la cura dei beni comuni,
La collaborazione costruttiva è volta al bene di chi ci vive accanto. Preghiamo. Pensiamo a tanti che ci hanno preceduto nella casa del Padre. Dormono il sonno della fede. Preghiamo per coloro che hanno reso bella la nostra città con il loro impegno, la loro dedicazione, il loro sacrificio. Pensiamo con affetto ai nostri cari fratelli, alle nostre care sorelle defunte. Ricordiamo noi, in modo particolare, i sacerdoti che hanno servito questa comunità. Pensiamo a Don Francesco, pensiamo a Don Gio, pensiamo a Don Giosuè, Don Mario, pensiamo a Don Francesco, pensiamo a Don Vincenzo Cauda, pensiamo a tanti preti e a tante brave persone che hanno reso bella la nostra città dedicandosi al bene di tutti. Il Signore li accolga, doni loro il premio promesso per Cristo nostro Signore. Pensiamo a tanti preti e a tante brave persone che hanno reso bella la nostra città dedicandosi al bene di tutti. Pregate amici, sorelle e fratelli, perché portando sull'altare la gioia e la fatica di questo giorno, dei nostri giorni, di tante famiglie della nostra città, ci disponiamo a vivere il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora, gloria al nostro nome, per il bene nostro. Di questo veniamo a te, o Signore, con offerte e preghiere, celebrando la festa di San Matteo. Guarda la tua Chiesa, custodisci la fede che gli Apostoli hanno propagato con l'annunzio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto ed è bello dirti grazie a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge.
ma lo custodisci e lo proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo figlio. Per questo dono della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, alla Chiesa, al mondo intero, proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha dato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il corpo per voi. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Guarda con amore e faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Matteo, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra.
il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. A te Dio Padre onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Si parla sempre più spesso di economia circolare. Il principio sul quale si fonda l'economia circolare, sapete qual è? Non esistono rifiuti, non ci sono scarti. Tutto è finalizzato ed è opportuno e buono per uno sviluppo integrale, per il bene di tutti. Ecco, non scartiamo nessuno. Di fronte a Matteo, lui è stato scartato dalla società del suo tempo, è stato rifiutato. Gesù lo ha chiamato e reinserito nella società, anzi, lo ha reso apostolo, evangelista, ci propone una vita che è la vita del Vangelo. Ecco, non lasciamo che nessuno sia scartato. Accogliamo e inseriamo coloro che oggi ancora nella nostra città purtroppo si sentono ai margini. La civiltà di una società, di un paese, lo si riconosce nell'attenzione che ha, non per i beni intesi dal punto di vista architettonico anche, ma per le persone e soprattutto per le persone più in difficoltà. Questo è un po', come dire, la grazia che insieme chiediamo a Matteo, ci aiuti a non rifiutare nessuno, ad accogliere tutti, ad aprire la porta, sempre, comunque. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Liberaci, Signore Gesù, da tutti i mali. Concedi pace al nostro cuore, alle nostre famiglie, alla nostra città. Vivremo così liberi, sereni, felici, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, hai detto a noi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, il nostro limite, guarda invece la fede della tua Chiesa e dona unità, dona pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore Gesù sia sempre con voi. Signore Gesù, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, il nostro limite, guarda invece la fede della tua Chiesa e dona unità, dona pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Fortunati noi invitati oggi alla mensa del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so credere che la tua mensa, ma di soltanto la parola e Dio sarà. Beati, fortunati noi invitati oggi alla mensa del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la comunione, se ci fossero delle persone intolleranti al glutine, ci saranno delle ostie apposite nei pressi della statua del santo. Per il resto facciamo la fila nelle, appunto, nelle corsie vuote e torniamo al posto. Se ci fossero delle persone intolleranti al glutine, ci saranno delle ostie apposite nei pressi della statua del santo. Per il resto facciamo la fila nelle, appunto, nelle corsie vuote e torniamo al posto. Se ci fossero delle persone intolleranti al glutine, ci saranno delle ostie apposite nei pressi della statua del santo. Per il resto facciamo la fila nelle, appunto, nelle corsie vuote e torniamo al posto. Canto di comunione numero 7. Vieni e seguimi. Thank you.
Preghiamo. Oh Padre, tu ci fai rivivere nell'Eucaristia l'esperienza gioiosa di San Matteo, che accolse come ospite il nostro Salvatore. Fa che possiamo sempre recuperare le nostre energie alla mensa di colui che è venuto a chiamare a salvezza non i giusti ma i peccatori. Gesù Cristo nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci prepariamo a seguire Matteo percorrendo alcune vie della nostra città, lo riporteremo nella parrocchia dove è residente, stabile. Per anni e anni e anni ho sentito Don Paolo al termine della processione ripetere queste parole: bentornato San Matteo, perché Don Paolo ipotizzava sempre che quando Matteo si spostava in un'altra parrocchia di Riverino, quelle fossero le sue ferie. Noi ci prepariamo quindi a concludere le ferie di San Matteo, le nostre le abbiamo già concluse, seguendo lui che ci indica la strada per diventare veri discepoli di Gesù. Prima di concludere la celebrazione e di prepararci per la processione, la banda di Nicherino ci offre un pezzo che ci permette così di iniziare a prepararci per seguire la statua e iniziare la processione. Prima di concludere la celebrazione e di prepararci per la processione, la banda di Nicherino ci offre un pezzo che ci permette così di iniziare a
prepararci per seguire la statua e iniziare la processione. Prima di concludere la celebrazione, Alberto, ci offre ovviamente così volendo, se prendo per davanti alla statua. Allora,